E ora vi faccio vedere che cosa vi ho preparato. Già, sentite questa musica che parte? Estremamente bella, eh? È stato rimandato l'episodio di Report. Di padrone. Allora, Jackbox Party. Jackbox Party Pack. Voilà. Voilà. Volume alto? Adesso lo abbassiamo. Volume sta quantificando i miei sentimenti per voi. Sono altissimi. Sono giganteschi. Come vi inquieta? Giochi bellissimi. Allora, adesso che abbiamo finito di piangere, possiamo giocare. Quello con cui volevo giocare oggi è Il diavolo sta nei dettagli. Siamo una famiglia di demoni, di diavoli, che si è trasferita in un quartiere average, un quartiere normale. Possiamo sopravvivere alle torture della moderna vita umana? Quindi adesso preparatevi perché giocherete insieme a me. Un paio li conosci? Questi sono molto bellini. Allora, play. E adesso vedrete come partecipare. Congratulations, fellow demons. You and your family have been selected to take part in our groundbreaking demon-human. Io sono il capodemone e voi siete i demonietti. La nostra famiglia si è trasferita. Allora, andate su Jackbox Devil is in the details e mettete quel codice che vedete lì. Aspetta, lo devo mettere anch'io? Sa di sì. Quindi andate su jackbox.tv. Lo potete fare con il vostro telefono, ragazzi, eh? Potete fare col telefono. Non dovete avere il gioco. È gratis. Basta che ce l'ho io. Allora, lasciatemi un posto. G. Ilon. Ah, già. Raga, dovete connettere, vero, l'account con quello di Twitch. Basta che... Adesso vi faccio vedere. No. No, tenetemi un posto. Tenetemi un posto, che sennò mi tocca rifare party. Ok, fermi un attimo, raga. Basta, non joinate, perché sennò giocate voi e io guardo. Vabbè, sennò io posso tradurre, tipo. Va bene, dai. Allora, io farò parte dell'audience, intanto che mi iscrivo. Va bene, va bene. Vai. Everybody's in to start. Ma io come faccio a fare everybody's in? Che io non... infatti, ho stato il server, ma... Allora, aspetta. Perché non mi arriva il token? Allora. Ah, vi fa partire. Allora, ognuno di voi ha un ruolo. Quindi scegliete il vostro ruolo. Potete essere il ragazzino, il papà, la mamma o i bambini. Intanto voi scegliete il ruolo. Io intanto cerco di entrare, così mi faccio almeno la prossima. Intanto vi osto questa. Questo siete voi. Non ho capito come si chiama. Devi andare su Jackbox TV. Il sito. Sì, vi posso anche dare il link. Ormai per la prossima. Allora, in pratica, per loggare dovete andare qua sul sito. Vedete? Cioè Jackbox TV. E dovete cliccare dove c'è il pulsantino lassù, che vi fa connettere al vostro account Twitch. Praticamente siete una famiglia e dovete riuscire a resistere a tutte le problematiche degli umani. Siete una famiglia di demoni. Sì, Niklaus, ci abbiamo messo tutto il pomeriggio per aprire i regali. Yes, let's do the tutorial. Yes, sì, facciamo il tutorial, così vediamo come funziona. Lo fate voi, in realtà, io guardo.
Do you want to see the tutorial? Yes. You're going to see a list of tasks appear on your device. You know, quindi sul telefono vi darà dei mestieri, vi dirà delle cose che dovete fare, cose che gli umani di norma fanno, che può essere fare le pulizie, porta fuori l'immondizia. Praticamente siete appunto dei demoni e dovete riuscire a fare praticamente tutte le cose che gli umani fanno di norma. Ciao Ben, ancora buona vigilia. Vi suggerisce di collaborare, di lavorare insieme in modo da fare più compiti possibile. E poi vincerà la persona che fa più punti. Puoi farlo anche da PC, però forse da telefono è più facile. Okay. Allora, i compiti che hanno questo simbolo sono dei compiti da egoisti, che non aiutano la famiglia, però vi fanno fare un sacco di punti. Ok. Step up to bat. Bad news. The family has a tiny rodent problem. Oh no. Rodent, we mean demonic. Ok, ci sono dei piccoli pipistrelli demoniaci. Dovete cercare di ripulire la casa dai pipistrelli demoniaci. They're worth more points and doing all of them is the only way to get a perfect grade. Le challenge valgono più punti, quindi dalle challenge fate più punti. E in questo match purtroppo non possiamo genare Willy perché hanno già fullato. Per il prossimo sì. They can cause some mischief for the family. Good luck. Day one begins now. Vai, dovete collaborare. Allora, dovete votare. Cosa potete fare per pulire, per togliere questi pipistrelli? Ah beh, ma quello è un esempio. Installaci unit. Riguarda stereo speakers. Coloring book. Get a morning snack. L'importante, ragazzi, è che intanto andiate su Jackbox TV e colleghiate il vostro account. Così vi faccio fare diversi giochi. In alcuni potrete partecipare tutti, in altri solo alcuni. Dopo ve ne faccio fare un altro bellino. Per adesso stanno partecipando loro, vedete, stanno raccogliendo gli ingredienti per la colazione. Ah, un membro della famiglia ha bisogno di aiuto. C'è una challenge. Ma ragazzi, ci sono un sacco di compiti che però non state completando. Tutti quelli che lampeggiano sono compiti che non state completando. Esatto, mettete il nick e il codice appena finisce questa partita. Vabbè, no, ma non mettete questo codice. Cioè, aspettate che vi do il codice nuovo per un'altra partita. Ce ne sono tantissimi di giochi che possiamo fare. Non sai bene l'inglese? Magari dopo ve ne faccio fare uno dove non serve l'inglese. No, raga, il selfish meter è altissimo. Cioè... c'è Alesk che ha fatto un sacco di punti. Anche... oh, anche Kaimi. Madonna, Anna ha fatto 1500 punti. Praticamente è una famiglia di demoni che deve risolvere i compiti di tutti i giorni degli umani. Il problema è che io non sto partecipando perché non sono riuscita ad entrare. Ok, allora Anna è riuscita a completare la challenge. Esatto, proviamo... sì, proviamo infatti un prossimo, cacco. Esatto. Magari provo a sceglierne uno dove non vi serve sapere l'inglese. Oh! Ecco, Anna in questo momento sta facendo un compito egoista. Che però le sta facendo fare un sacco di punti. Oh no, ok, dice che fare troppi mestieri da egoisti riempiono il metro, no? Riempiono il metro e praticamente se questo metro si riempie si entra in un'emergenza. Army è riuscito a interrompere Anna mentre stava facendo il suo compito egoista. Io sono nell'audience, sono il gatto. Ah, siete qua voi nell'audience? Siete i gattini? Gatti della famiglia. Date gli ingredients for breakfast. Ah, queste sono le persone che ti stanno aiutando.
Ah, voi dell'audience che siete i gatti potete comparire e fargli fare praticamente altre cose da quello che vedo. Moltissimo, Jules, moltissimo. Ho adorato tutto quanto. Tutto bellissimo. Tutto veramente stupendo. C'erano parecchi post su Discord, Jin. Considera che li avevo visti persino io che non li dovevo vedere. L'hanno fatto talmente tanti di quei post che li ho visti persino io. Stavano spammando un sacco sul Discord. Anche su Twitch hanno spammato un po'. Molto, Jules, erano bellissimi. So chi sta vincendo. Per ora vedo Anna che ha fatto tantissimi punti. I hear the sounds of selfishness. Ah, e Johnny che sta svolgendo anche lui un compito da egoista. No, l'hanno bloccato. C'è Armi che blocca tutti. Tutti quelli che provano a essere selfish. No, ha vinto lo stesso Johnny. Sto cercando di fare più punti possibile. Guardalo Johnny con la faccia indemoniata. Cioè, in pratica Armi sta facendo punti bloccando la gente che è egoista. Guarda, ho resistito fino alla fine, Jules. Ho resistito fino all'ultimo. Poi alla fine sono crollata, non ce l'ho fatta. Il bigliettino era troppo. Too much. Oh, ma aspetta, ma nel frattempo c'erano Ole. Attenzione, ci riprovano. Ciao Ole. Buona vigilia. Auguri. E Fanta, tu fai tanto per noi. Ci regali sorrisi. Hai unito persone con una passione in comune e rapportato amicizie. Il minimo che possiamo fare è regalarti qualche emozione e dimostrarti quanto ti vogliamo bene. Grazie, che carini. Grazie mille. Regina Mab, grazie per i 3 mesi. I 5 mesi, scusami. Eh no, non è vero, ho fatto casino. Era Toba Junior che risabbava per il terzo mese. Buona vigilia, Toba. Grazie mille, buona vigilia a te, bellissimo. A te e alla tua famiglia. E la Regina Mab mi stava ostando, grazie Regina Mab. Buona vigilia anche a te. PDs. Cosa devo fare? Io niente. Va, vediamo com'è andata la vostra famiglia. Questi sono i punti della vostra famiglia. Avete fallito. Non siete riusciti a compiere a portare a termine il compito della famiglia del primo giorno. Purtroppo non siete riusciti a togliere i pipistrelli da casa vostra. Quindi F ragazzi, F. I'm going to look the Avete other fallito. You hit the retry button. Allora, state we'll pronti? Quit. Allora, fate quit e così faccio partire. Exit. Vabbè, faccio da qua. Faccio partire un nuovo game, ma non di questo. Ok. Vi faccio partire... Non mi ricordo se era camped up. Aspetta. Sì. Ok. Camped up. Brigarmi a mettere il codice. Ucca. Il codice è Ucca. Selezionate il vostro avatar. Qui non dovete sapere l'inglese. Ok, io sono la giraffa. Selezionate il vostro avatar. Andate su jackbox.tv. Potete fare dal cellulare. E mettete quel codice Ucca. Non dovete avere il gioco, non preoccupatevi, basta che lo abbia io, vi posso far giocare. Perfetto. Abbiamo fullato il primo party. Everybody's in. Let's fight. Welcome to the Scroll. Grazie, ortofrutta. Grazie mille. Buona vigilia, buon anniversario. Auguri. Yes, I joined this time. Yeah. Allora, dovete disegnare
Devo disegnare questa volta, eh. Cosa potrebbe andare storto? Ho un pennino, ho un fantastico pennino, io posso disegnare col pennino. In this first step, the trainers will be prompted to draw. No, non skippiamo il tutorial. A particular type of champion character. Allora, dobbiamo creare il champion of cuteness, cioè praticamente loro ci danno delle linee guida e noi dobbiamo disegnare praticamente la quello che lui ci dice. Tipo adesso deve essere un campione di carineria, quindi la cosa più carina che puoi disegnare. Ok, adesso dobbiamo creare il nostro champion. E champion of cuteness, deve essere una cosa adorabile e carina. Ok. Colorando. No, ho sbagliato. Beh, allora, disegnare col pennino è sicuro più facile che con le dita. Va. Poi. No, le orecchie. Sto disegnando. No, non ho finito. Wait for me. Finito. 8 secondi, ok, dai. Nome. 20 seconds remain. Players need to name their character. Okay. Io sono pronta. Mancano solo Cacco e Ken Pulci. The trainers are now okay. Moving on to creating a challenger. Create a challenger. These characters will be the underdogs because their creators will see who they're competing against, but not what the contest will be. So they must. Okay, quindi dobbiamo creare un antagonista per il nostro personaggio. Let's see the drama unfold. Non si vede il tempo? Aspetta. Metto qua così vedete anche il tempo. Oh no, sto perdendo tempo. Ok. Devo creare un challenger per lui. Va bene. Che ho disegnato. Oh mio Dio. Raga, io mi dissocio dal mio stesso disegno. Sto creando un challenger. Bella è la musica. Fammi pensare. Sì, potete anche giocare nell'audience, ragazzi, eh. Cioè, potete joinare come audience. No, no, dovete joinare come audience, ragazzi. Dovete joinare tutti qua, perché la sfida non è solo fra chi disegna, è anche nell'audience, il pubblico è importante. Joinate, joinate. Basta che scrivete Ucca su jackbox.tv.
nome. Dio. Manca poco. Nome. Nome. Sì, dovete votare, vedrete fra poco. No! Non sono riuscita a mettere il nome. Lo stavo facendo, ok, non sono riuscita. Here comes our first brave warrior. Vediamo i primi due che combattono. Brutto cane contro Lady. In che senso il champion della... Ah, ok, quello che ti fa più pena. Tra brutto cane e Lady, quello che fa più pena. Ok, quindi votate. Votate quello che vi fa più pena. Stanno combattendo. Parità, incredibile. Ha vinto però brutto cane. Oh, by Luke. Vai. Adesso abbiamo Doggo contro Cat. We'll decide once and for all who is the champion of large and in charge. Ok, champion large and in charge. Quindi il più grosso e in carica. Quello più grosso. È bellissimo sto gioco. No, ok, il Doggo ha vinto contro il gatto. È bellissimo. Cat Punch. È bellissimo. Contro cane? Punto interrogativo. Ok, quello che è più buon samaritano dei due. Votate il buon samaritano dei due. Back and forth they go. Holy smokes. Ha vinto cane? No, ha vinto il gattapancia. Next up it'll be Fantasma Sheep, la capra fantasma contro Gennaro. Gennaro scritto così è geniale. Ok, quello che dei due vi fa una prima brutta impressione. Un'impressione più brutta. Bad first impression. Gennaro. Mi fa straridere Gennaro. Sì, dovete combattere. Combattete. Ma infatti Cat Punch non poteva essere un buon samaritano. Infatti anche io ho votato l'altro, perché Cat Punch era bellissimo, ma non poteva essere un buon samaritano. Oh, quando tocca a me? Ugo? Contro Pug. Quello più cool. Quello più figo. Votate quello più figo. Here we go. Intanto mi faccio vedere in tutta la mia bellezza. It's a scroll brawl. Can they build on this momentum? Yeah, stravinto. Modestamente ero super cool. The fans are going wild. Forza di disegnare maiali, fare disegni brutti. Make way for... Come Ugo tutta la vita. Daddy Girl contro Moon Boy. Oddio, che bello. Champion of Orlando. Ok, il campione di Orlando. Non so che cosa voglia dire, ma votate il campione di Orlando. Come si fa a votare? Dovete andare sul sito jackbox.tv. Lo potete fare anche dal vostro telefono, o da PC o da telefono. Vai proprio sul sito jackbox.tv. Guarda, mi metto un pochino più in alto con la telecamera, così vedete il sito. Ecco, il sito che si vede scritto qua sotto. E scrivi Ucca. Basta che metti il codice Ucca e puoi joinare. Guarda, grazie Dario. C'è Dario che vi ha messo il link. Neko Baffone arrabbiato contro Neko Baffone. Ah! Dio. We're witnessing greatness.
La terza ruota di scorta sarebbe... Being the third wheel sarebbe la terza ruota? Sarebbe la ruota di scorta, sarebbe? Chi dei due è la ruota di scorta? Comunque ti pare che ho perso contro il maiale che era il più cool di tutti? Certo, il mio maiale era super cool. Il terzo incomodo, esatto. Sì, la terza ruota. Gino contro... Lori! Gino contro Lori. Il campione che ti dice guardami. Deve votate il campione che dice guardami. Combattimento. È bellissimo perché li possiamo muovere noi, è stupenda questa cosa. Yeah! Vinto il mio Lori! Doveva chiamarsi Loris in realtà, ma non sono riuscita a mettere la S. Vai! Ma no, troppi punti ho fatto oggi. Era Loris, però non mi ha fatto mettere la S. È diventato Lori. Ma no, raga, troppi punti ho fatto. Mi spiace, cacco. Allora, vai, vai, creiamo il prossimo. Prossimo campione. Vai, prossimo campione. Ah, mi manca un colore. Non c'è il colore che mi serve. Quanto tempo abbiamo ancora? 26 secondi? No, non ce la posso fare. 6 secondi. Ancora colorando. Ah, sto ancora colorando. Challenger, ok. Allora adesso devo creare l'antagonista. Creando l'antagonista. Ok, fatto, submit. Cioè, incredibile, ho vinto, ho chiuso 40 secondi prima. Mai successo. Buone
feste, ragazzi! Buone feste a chi va, ragazzi! Buona serata! Stiamo giocando a... ci stiamo sfidando con i nostri disegni brutti, visto che di solito sono sempre io che faccio disegni brutti per voi. Oggi siamo qui a sfidarci con i nostri disegni brutti alla vigilia di Natale. Eh? Esatto, Mario! Devi giocare a sto gioco. Disegnato troppo bene. Perché non hai visto cosa ho fatto adesso? Ti ricrederai. Vediamo. Questa volta lo possiamo skippare il tutorial. Adesso abbiamo capito come funziona. Quindi skippiamo il tutorial. Nonno contro Vampire Light. Vince. Allora, ok, dobbiamo votare quello che è campione di fiction per adulti. No, fiction per giovani o adulti. Young Adult Fiction. Oh, il campione di fiction per adulti. Per giovani adulti. Il trentesimo di una lista di 30. Ok, quindi l'ultimo. Votate il trentesimo di una lista di 30. Spirit Hunter! Grazie mille per le sub! Grazie! Buona vigilia, Spirit Hunter! Grazie mille di cuore! Oh, siamo arrivati a Chulak, Blanda, Green Lemonita, Shank, Pier Jimmy. Siamo arrivati a tutti quanti. Grazie, Spirit Hunter. Grazie di cuore. Grazie, grazie per queste 5 sub. Ah, tipo Cervantes. Ok. Ha vinto nonno. Coso contro Pulcino Tecnologico. Chi sembra più dope, più... come dire dope? Tipo OP. Dope è tipo una cosa che ti sembra fuori dal mondo, una figata assurda. Chi è che mi sembra più dope? È vero, ricorda la musica di Pokémon Spada. Per votare dovete andare su jackbox.tv e scrivere Uka. Chi è portatore di cultura giovane? Chi dei due... tra Coso e Brutto Cane è portatore di cultura giovane. Aspetta, tra Gino e Brutto Cane? Il ghiacciolo ti blocca il cervello. Rock. Here's our next matchup. Vai, next match. Mil A contro T-Cute. Lei contro T-Cute. Chi dei due ha più energia? Holy smokes! Holy moly! This next contest could swing things. Champion of community theater. Il campione della community teatrale. Let's find out. Ok, io ti butto dentro Pug. Pug, sconfiggi Cat Punch. Vai Pug. Vai Pug, sei super cool Pug. Vai, sconfiggi Cat Punch. Oh, pochissimo. Mannaggia. Ah, ma aspetta, ho vinto contro di lui ma non in totale. Il mio T-Cute e il mio Pug stanno dominando. Pila. Madonna, sono tardissimo. Super Piedone Ultra contro Chicken. Il campione del Chaos. Chi ho il Chaos? Votate il campione del Chaos. Tra Super Piedone Ultra e Chicken. That's incredible. It all comes down to this next match. The champion of secret campione degli alieni segreti. What will the trainers do? Let's see. Tra Neko Baffone Arrabbiato e Cut. Here we go. So chi votare. Chi dei due è campione degli alieni segreti? Però come sculetta quel cast. Ok.
Kizar Sevi ha superato questo match. Anito! Anito! Contro Granchio Bestia! Oh, il campione più chill! Quello più chill! Quello che vi ispira più rilassatezza tra Anito e Granchio Bestia! Fa troppo ridere. Granchio Bestia mi ispira un sacco chillaggine. Ok, invece quello che dei due si mette più in pericolo, in modo spericolato, tra Starry Girl e Neko Baffone. Secondo me Starry Girl è una ragazzaccia. Starry Girl, secondo me è quella che si mette di più in pericolo in modo reckless. Ah, la mia sveglia di sette. Blocca, ti sveglia. Moving on. È carino. Ruima contro Strange. Votate il campione dell'Underworld, quello che vive sottoterra. Beh, Ruima è indubbiamente più carina. Però Strange, secondo me, vive sottoterra. È quello dell'Underworld. Perché è Flowey di Zelda. Doggo contro Fantasma Shift. Quello più hot dei due. Date quello più hot. Holy smokes! Holy smokes! Ho vinto Doggo. Avevo votato Fantasma Shift. These two, they just work so well together. Araxie ha vinto questo match. Up next. Acid Mickey contro Sirpe. Quanto è incredibile che colori siano gli stessi. Il campione dei DJ. Chi dei due può essere un DJ migliore? Now it's time to determine. Chi è dei due il migliore DJ? Allora, votate chi dei due odora di Axe. Odora a profuma di Axe. Chi secondo voi dei due odora di più di Axe? Di deodorante. Tra Ugo e Acid Mickey. Vai, il mio Michelino acido stravinto. E vedi, un topo sotto agi. Esatto, un DJ senza mani era impossibile, avevo vinto per forza. Salamandra contro Fairy. Ok, votate di Ivy League, quello della top lega, sarebbe? Fairy contro Salamandra. Che bello, abbiamo una fata contro una strega. Che odorante alla scena. Perché l'ombelico rosa? Boh, così. Adesso votate il campione di Ma tu lo sai chi è mio padre? Tra i due. Secondo me Lady nasconde un padre potente. Si Smithy faceva serata con Frankie. Lady aveva la faccia da una che ha il padre potente. Ciao Raff, anche a te! Grazie, buon Natale anche a te. Buon Natale a tutti per domani. Buona cena della vigilia. Final match. Vai ragazzi, il match finale. Ora si gioca tutto. Vai, questi sono i miei. Ah, ma ho vinto io? Con 34.000 punti. Mamma mia ragazzi, incredibile. Click here to share your characters. Madonna, i miei personaggi sono troppo belli, non possono essere cancellati così. Ho vinto! Vedi a forza di fare i disegni brutti? Guarda le guest star che sono i nostri personaggi. Community Theater sono io, Pug. Certo che mi caso, non vinco mai a sti giochi. È la prima volta che vinco. Non ho mai vinto. No, no. Il trentesimo di una lista di 30. Look at me, Lori. Guarda che bello mio Lori. Vuoi chiamarsi Loris? Mi hanno messo contro Sara, ci credo che ho perso. Vedi che non si sapeva di chi erano, eh. Erano anonimi. Non si sapeva di chi erano. Guarda che bello che era il mio Pug. Super cool. Mi sono allenata tantissimo.
Che ne dite? Vi piace sto gioco? Vero che bellino? No, così i prossimi giorni vi faccio giocare. Dai che sono carini. State pronti? Preparatevi un po' di idee strampalate per sfidarvi con i vostri personaggi in questo ring di arte. Eh? È bello, eh? Guarda Acid Mickey. Oddio. Esatto, preparate delle belle idee perché nei prossimi giorni vi faccio sbizzarrire. Mamma mia, questa musica. No, comunque davvero è un sacco carino. Non l'avevo ancora provato questo qua, quindi non sapevo sinceramente come sarebbe stato, ma mi piace un sacco. E poi ne abbiamo giocati solamente due. Allora, quello della famiglia è molto bello, però possono giocare in pochi. La cosa bella di questo è che uno, non dovete sapere l'inglese, quindi se qualcuno di voi non sa l'inglese non è un problema. Due, anche se non riuscite ad entrare tra i disegnatori, potete entrare nel pubblico e votare, quindi è un sacco divertente. Non perché sei tu, ma perché erano indubbiamente i più belli tuoi. Troppo forte nei disegni brutti. Yeah. Il neon dietro è stupendo. Sì, infatti adesso capirò un attimo come metterlo, perché in realtà lì è bellissimo. Cioè, è proprio bello lì dov'è. Però è un po' problematico tenerlo per terra. Quindi, boh, adesso devo capire come metterlo. Già. Sì, anche le altre sono belle, Nelk, assolutamente. E ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra vigilia. È stata bellissima, veramente stupenda. Poi adesso vado a cucinare qualcosa, penso che farò le lasagne. Troppo a malincuore o solo quelle surgelate? No, in realtà no. Faccio le... Ci sono ancora due belle fiorentine, due bei pezzoni di carne, se mangio quelli. Le lasagne surgelate mi fa tristezza, preferisco farle. Ho delle lasagnine surgelate che tengo lì per quando ho fretta. Le tengo lì. Non vanno male. Gelate. Grazie anche a voi, Mau. Anche a voi, veramente. È stata una bellissima vigilia. Io, ragazzi, vi ringrazio veramente tantissimo per questa giornata stupenda. Per tutto quello che avete fatto. Per le risate, i regali, il supporto, lo stare insieme. Veramente, grazie, grazie, grazie di tutto. Io spero che, insomma, quest'anno si concluderà nel migliore dei modi, ma lo chiuderemo insieme, perché per chi vuole, io tanto non posso, cioè, tanto lo faccio in casa a Capodanno, perché tanto in giro non posso andare, dalla mia famiglia non posso andare, quindi per chi vuole si passa anche Capodanno insieme. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, domani me lo prendo libero perché mi riposo un pochino, e nulla. Ci vediamo venerdì, ci vediamo il 26, domani mi prendo la giornata libera che... Così farmo un pochino, gioco un po' a Genshin Impact, un po' a World of Warcraft e me lo prendo di riposo domani. Noi ci vediamo direttamente venerdì, il 26. E... No, aspetta, scusatemi, è sabato il 26, sorry, ho sbagliato giorno, il 26. Ci vediamo il 26 che è sabato, perché domani è venerdì che è Natale. Ragazzi, a tutti, buon Natale! Grazie mille per questa bellissima giornata e serata insieme. Ci vediamo direttamente fra 2 giorni. Il 26. Ci vediamo il 26, così mi raccontate che cosa vanno regalato, che cosa di buono avete mangiato. Spero che starete con la vostra famiglia e abbracciateli fortissimo. Non dateli mai per scontati, ragazzi, perché... Ecco, pensate a tutti noi che invece non possiamo andare dalla nostra famiglia, quindi... Mi raccomando, non date mai i vostri cari per scontati. Vogliategli bene. Passate una bellissima serata di vigilia insieme. Ciao, amici. Grazie a tutti per la stupenda compagnia. Anche a voi, buon Natale, ci si vede il 20.